Sì, grazie Presidente. Ho ascoltato con attenzione l'intervento che mi ha preceduto, però onestamente ho fatto fatica a comprenderlo. Nel senso, non si capisce cosa si richieda. Parliamo sempre della famosa pista ciclabile su Via Tuscolana, che è assurdo che una normalissima infrastruttura ciclabile, che è la normalità in qualsiasi media città italiana, non mi avventuro in paragoni particolari con città nord-europee e così via, ma in qualsiasi media città italiana, non si capisce perché questa infrastruttura a Roma abbia scombinato, diciamo così, la vita politica e sociale della città. Anche il consigliere che mi ha preceduto continua un pochino con questo filone. Mi è capitato anche stamattina, prima di venire qui, rispondeva a una mail di un cittadino più o meno dello stesso tenore. Anzi no, su Twitter, scusate, sui social, per cui la corsia ciclabile non dovrebbe andare sulla Tuscolana, ma dovrebbe andare su vie parallele o nel parco degli acquedotti. Allora, colleghi, se qualsiasi veicolo pubblico o privato percorre via Tuscolana, perché chiaramente è la strada dove c'è la più alta concentrazione demografica, la più alta concentrazione di negozi, di scuole, e quindi giustamente con l'automobile, col motorino, con l'autobus, con la metropolitana stessa percorro linearmente via Tuscolana, non si capisce perché se io decida di utilizzare per i miei spostamenti sistematici la bicicletta, invece dovrei, mettiamo che abito a via Tuscolana o lavoro a via Tuscolana, dovrei prendere la mia bici, portarmela a mano su una via parallela o sul parco degli acquedotti e poi percorrere questo itinerario che è meno sicuro perché è meno vissuto, che è più difficile da manutenere, perché se faccio una ciclabile in un parco chiaramente devo prevedere illuminazione, una manutenzione maggiore e così via. Quindi non si capisce perché chi utilizza, decide di utilizzare la bicicletta debba in un qualche modo, non possa godere degli stessi vantaggi, ovvero di un percorso lineare come quello delle nostre vie consolari. Questo per rispondere, diciamo così, ancora una volta, anche in questa sede, in linea generale ai principi che ci hanno mosso sul realizzare un'infrastruttura in quella strada, che ricordiamocelo, basta utilizzare Google Maps e la funzione storica delle mappe. Se vediamo via Tuscolana 2 o 3 anni fa, prima dell'intervento della ciclabile, era un tripudio di doppia fila, bancarelle sui marciapiedi che abbiamo eliminato grazie anche all'azione congiunta con la Presidente Lozzi e con il Consigliere Coia e così via. Quindi non si capisce perché chiamarlo anche disegno è un po' faticoso, diciamo così, quel caos urbano, quello accontentava tutti e nessuno muoveva dito. Una volta che io ho messo ordine su via Tuscolana, a me è capitato anche che tante persone che mai hanno preso e mai prenderanno la bicicletta mi hanno detto: Enrico, da quando c'è la ciclabile posso camminare tranquillamente su via Tuscolana senza bancarelle, senza automobili parcheggiate quasi dentro al marciapiede, o posso aspettare l'autobus su una pedana anziché in mezzo alle automobili. Quindi, dicevo, questo è il principio che ci ha mosso a realizzare questa ciclabile, e poi mi avvio a concludere perché capisco che sto sforando il tempo a mia disposizione. Sul discorso della sicurezza della pista, chiaramente è stata realizzata con tutti i canoni e i criteri oggi vigenti. I punti più, diciamo così, soggetti ad invasione dell'automobile sono stati ulteriormente protetti con cordoli aggiuntivi e supplementari. Chiaramente tutti i punti dove è possibile installarli, perché ci sono dei tratti completamente in mezzo alla strada dove è chiaro che io non posso mettere un cordolo in mezzo all'incrocio. Quindi, continuare, io lo dico con affetto ai colleghi del Partito Democratico, questa amministrazione sicuramente ha fatto tanti errori. E continuare in maniera secondo me ossessiva ad attaccarci su quelle, non tantissime, ma insomma con quelle interventi e opere significative che abbiamo fatto, in tutta onestà lo trovo controproducente anche.